Terribile aggressione a San Valentino Torio e si teme la matrice razzista. Indagini a tutto campo per risalire ai responsabili. È stato ridotto in fin di vita un 42enne di origini nordafricane. Sarebbe stato raggiunto da 3 persone, pestato in strada e poi investito. E caccia agli aggressori. Nella stessa notte, nei giorni precedenti, secondo quanto raccontato anche dal sindaco Michele Strianese, a quanto pare altri giovani extracomunitari sarebbero stati aggrediti in strada e dunque liti e risse tra italiani e stranieri. Il sospetto è che gli episodi possano essere in qualche modo collegati, disegnando i contorni di quello che potrebbe essere un vero e proprio raid organizzato. Il fatto più grave è accaduto nella notte tra sabato e domenica e sull'episodio vi è ancora il massimo riservo, indagini serrate dei carabinieri, acquisite anche le immagini di alcune telecamere del sistema di videosorveglianza. Dalle prime indiscrezioni pare che il 42enne in sella alla sua bici stesse facendo ritorno a casa quando è stato affiancato da un'auto e speronato. Una volta a terra, 3 uomini lo hanno raggiunto e pestato con una ferocia inaudita. Ridotto in una pozza di sangue, i 3 aggressori tornati a bordo del veicolo lo avrebbero poi anche investito. Le ruote che sono passate sul corpo dell'uomo più di una volta. Ferite gravissime, quelle riportate dal giovane, fratture al volto, al bacino, agli arti superiori ed inferiori, una grave emorragia interna. Trasportato prima all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, poi trasferito per un delicato intervento chirurgico, è ora in rianimazione, in condizioni disperate. Le indagini sono a tutto campo, si cerca di capire se gli aggressori siano stranieri o cittadini italiani, anche per comprendere la matrice dell'aggressione, se vi sia all'origine un motivo di intolleranza e di discriminazione.